in Italia solitamente vengono risarciti solo i cani di razza, ovvero che hanno un valore patrimoniale, quelli che portano un valore patrimoniale come i cani da lavoro. Una vergogna che però piano piano si sta esaurendo, grazie a Dio. È importante che date sempre un occhio, come dire, mirato a quelli che sono gli annunci, perché spesso se ne trovano tantissimi, ma nella maggior parte dei casi si rivelano essere delle truffe. Ma la preparazione è fondamentale. Preparatemi il bisturi bipolare, per cortesia. Nella palazzina alle nostre spalle, questa gialla, vive Eleonora con la sua famiglia. Basta attraversare la strada e si arriva al luogo di reperimento di queste polpette, di questi bocconi avvelenati. Di un altro tipo di tartaruga, la tartaruga verde. La tartaruga verde è una grossa e pesante tartaruga di mare. Inizialmente teniamo il nuovo arrivato in un luogo separato dagli altri, dove metteremo chiaramente tutto quello che gli serve, cassettina, il cibo e una cuccia. Vediamo qui, Elisabetta, che hai portato una coperta. Perché questa coperta dopo che abbiamo lavorato col cavallo? Mia, mondo intorno agli animali, per conoscerli e rispettarli. Ogni mercoledì alle 20:45 su Umbria TV.